Ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dai cinesi al mercato e qualche negozio. Ve li ho messi tutti in questo video perché parlerò di scarpe e borse. Ho acquistato queste cose perché mi servivano. Io sono una patita di scarpe e borse, se ho un tipo di scarpe devo avere anche la borsa abbinata e via di seguito. Quindi volevo farvi vedere cosa ho acquistato e anche per dirvi dove li ho acquistati. Allora, partiamo dalle scarpe. Per prima cosa vi faccio vedere queste, che sono Daniela Ferretti, c'è scritto. Li ho pagati 10 euro, sì, 9,99 10 euro, e questi li ho presi dai cinesi. Vi faccio vedere di che cosa si tratta. Sono una specie di ciabatta, diciamo così, e il modellino è questo. Ho preso questo modellino perché era molto semplice, io lo utilizzerò soltanto per andare a casa di mia mamma o giù di lì, diciamo. Non lo utilizzerò per uscire, perché a me le ciabatte non le utilizzo per uscire. Di solito io vado con la macchina a casa di mia mamma, quindi automaticamente queste se mi accompagna mio marito, la mia migliore amica, e quindi ho preso questo tipo di ciabatta. Se la vedete sporca è perché ho fatto delle foto per fare un video e quindi le ho utilizzate, e sono questo modellino qua. L'ho preso nero, c'erano anche di altri colori, ma io ho voluto prendere questo colore. Con la calza, ovviamente la mia calza si nota, ma non mi interessa perché ormai ha le ditine di fuori, quindi ho preso questa e mi strapiace tantissimo. Poi un'altra scarpa che ho preso sempre dal solito cinese, questi li ho presi da chi è di Catania, da Six, quindi li troverete là. Ho preso quest'altro, questo è uno stivaletto, è della marca Tulipano. Il costo è 18,99, ma io poi l'ho preso con uno sconto, non mi ricordo quale perché è un bel po' che li ho presi, perché volevo uno stivaletto un po' più particolare. Questi li ho anche utilizzati, sono quelli open toe, quelli con l'apertura davanti. Ripeto, col fatto che adesso ho le calze con le dita di fuori, quindi posso utilizzare questo tipo di stivale. Ovviamente la sua compagna è questa. Mi piace tantissimo, questi già li ho utilizzati. Il tacco è non tanto alto. Perlomeno a me piace tantissimo questo tipo di tacco. La suola è così, vedete che sono sporche perché le ho utilizzate, e mi piace tantissimo anche il fatto che ha questa apertura qui, che sì, si nota la calza, ma non mi interessa, devo dire. Sono abbastanza comodi, io le ho utilizzate, le ho messi per la comunione di mio nipote, le ho messi sotto il vestitino, non si vedevano sinceramente perché il vestitino era abbastanza lungo, però mi strapiace tantissimo. Se volete vedere come mi stanno, c'ho un video, perché sicuramente lo metterò prima di questo, c'ho un video dove faccio vedere tutti gli abiti completini che ho acquistato, e vedrete anche, diciamo, questo tipo di scarpa, perché ho fatto la modella con queste scarpe, quindi li vedrete lì. Poi, ovviamente non utilizzo sempre scarpe col tacco, perché non posso utilizzare sempre scarpe col tacco, ma mi serviva una scarpa stile Hogan, e li ho fatti prendere alla mia migliore amica al mercato da un ragazzo che si chiama Enzo, che vende delle scarpe
molto buone anche di manifattura, parlo di, proprio di manifattura, e ha le scarpe che sono esclusivamente italiane, non compra dai cinesi, non compra le cinesate, diciamo. E quindi gli ho fatto prendere questa scarpa qua, si chiama questa la marca Portier ed è un prodotto italiano. Non c'è scritto il prezzo e non ve lo so dire perché non me l'ha nemmeno detto. Comunque, queste scarpe sono, lui dice che sono unisex, però si vede benissimo che sono maschili. Ma a me non interessa. Premetto che mi serviva una scarpa semplice, più da, diciamo, una scarpa invernale chiusa e è un po' più alta, diciamo, della solita sneakers che acquisto. Perché in base a come mi vesto, molto spesso mi serve questo tipo di scarpe. Io adoro lo stile Hogan perché mi ci trovo bene, la trovo una scarpa anche molto elegante, ma è molto difficile trovarla senza strass e tutte quelle pagliuzze che gli mettono nelle scarpe, e quindi gli ho fatto prendere questo, che è un modellino semplicissimo, ovviamente stile Hogan, ma non lo è. Non spendo tutti questi soldi nelle scarpe. E questo è il modello. Ovviamente la suola è questa. Lui dice che è unisex, però si vede benissimo che è una scarpa più maschile che femminile. E niente, quindi ho preso questa scarpa. Questo è il modellino. E devo dire che è molto comoda. Ed è abbastanza, cioè, non è leggera come alcune scarpe che sembra che dopo un pochettino anche ti fanno male. Invece questa l'ho provata, ho camminato su per giù a casa e devo dire che mi è piaciuta. Io volevo una scarpa semplice e semplice l'ho acquistata. Ovviamente c'è anche l'altra, la compagna. Poi sono stata da Pittarello, ecco qua, sono stata da Pittarello e ho acquistato un paio di ciabatte. Perché mi servivano e altre scarpe estive con le ditine di fuori. Per quanto riguarda le ciabatte, io acquisto le in blu, mi ci trovo benissimo, ma sono delle ciabatte semplicissime e sono, queste erano scontate del 10%, quindi da 15 euro meno il 10%. Io ho un piede da principessa, quindi ho il 40, quindi. E queste sono le ciabatte. Queste sono le ciabatte che io utilizzo sia inverno che estate. Solo in estate utilizzo questi come si dice? La suola è molto più morbida, invece in inverno è molto più pla tipo plastica perché scivola di più il piede. In estate, col fatto che si suda, anche se ho la calza, però preferisco utilizzare questo tipo di materiale all'interno. C'erano svariati colori con il rosa. Tutti di tanti colori, nel senso di tante sfumature, e poi c'erano queste qua col dorato e azzurro. Io ho preferito prenderle azzurre, mi piacciono tantissime, mi ci trovo bene con questo tipo di ciabatte chiusa, qualsiasi tipo, cioè io le utilizzo per stare a casa, non è che dico ci esco, quindi per me vanno più che bene. E sono ottime anche come marca, perché sapete tutti che la Inblu è un'ottima marca. Poi, mentre ero lì, ho preso un altro paio di scarpe, che sarebbero queste così, e sono sagomate, venivano 18 euro, però poi c'era lo sconto nella carta, quindi l'ho pagati di meno. Non mi ricordo se c'è lo scontrino o no. E le scarpe sono queste. Queste le utilizzerò per uscire, tipo sempre per andare a casa di mia mamma, però se sono a piedi, perché se sono con la macchina rimango con le ciabatte, cioè ci vado con le ciabatte perché sto un pochettino, poi vado a casa. Invece se vado a piedi preferisco mettere le sneakers, quindi le scarpe da ginnastica normale, oppure questo tipo di scarpa, visto che posso tenere le dita di fuori. Non so se ve l'ho detto. Hashtag dita di fuori. E niente, ho preso queste. Ovviamente sono delle scarpe normalissime. Mi piacciono tantissimo il fatto che esce il dito di qua. Aspettate, ve lo faccio vedere. Che esce il dito, il pollicione esce di qua.
Questo devo mettere così, sì. Che esce il dito di qua, vedete? Poi ha questa sagoma all'interno che mi piace tantissimo, è piena di cuori ed è molto molto carina. La fantasia ho preso questa qui con i ghirigori di questo colore perché le altre misure erano piccole per me e quindi non le ho potute prendere perché c'erano diversi colori con il nero e anche tutta colorata. Ma ovviamente non c'era la misura, quindi non l'ho potuta prendere. Poi, ovviamente, oltre alle scarpe, allora, per quanto riguarda le scarpe, abbiamo finito. Poi ho preso delle borse. Questa borsa ha un bel po' che ce l'ho, ma non ve l'ho fatta vedere, quindi ve l'ho messa qui nel video. Ma ovviamente, questa l'ho presa nel periodo di carnevale, se non sbaglio. Sì, perché l'ho indossata per carnevale. Comunque, è una borsa semplicissima, mi serviva perché avevo acquistato da Jennifer tutti quei maglioncini con il pelo di tantissimi colori e quindi, scusate, e quindi se utilizzavo quei maglioncini volevo anche una borsa abbastanza colorata e ho preso questa che ha tantissimi colori, ha il manico così nero. Già l'ho utilizzata, è molto comoda. Ci vanno sì portafoglio, fazzoletti, cellulari, comunque è comodissima. E questa l'ho presa da Graziella. Io la trovo il mercoledì a Palagonia. E poi, se non mi sbaglio, è venerdì a Mineo, se non mi sbaglio. Poi, sempre da lei, ho acquistato altre due borse. Adesso ve li faccio vedere. Allora, ho preso una borsa piccola che mi serviva. Ah, non c'è bisogno, guardate il naso. Eh già, non c'è bisogno, vi faccio segno. Mi serviva una borsa piccolina e ho preso questa. È di questo, diciamo, nude, un color nude, è un taupe chiaro. Mi piace tantissimo il fatto che è piccolina, ha i taccetti qui sotto, quindi la posso anche appoggiare a terra. Ha una cerniera dietro e poi si apre ed ha questo scompartimento qua dentro, che vabbè, ci sono una tasca con la cerniera e poi c'è anche il posto dove inserire il cellulare, eccetera, eccetera. Mi piace tantissimo, ha sia la cerniera che il bottoncino. Mi piace molto perché ho le scarpe, cioè le posso mettere sia con le scarpe aperte che vi ho fatto vedere poco fa, sia con degli stivaletti beige che io ho. E devo dire che è una tonalità sia di beige che anche un po' di grigio. Non lo so se sembra anche a voi. Comunque, mi piaceva tantissimo il fatto che è anche piccola, specialmente in estate, preferisco anche le borse più piccole del solito. E quindi ho preso questa, sempre da Graziella. E l'ultima che vi faccio vedere per quanto riguarda Graziella, perché poi ve ne faccio vedere un'altra, è questa che mi strapiace tantissimo. Io quando l'ho vista mi sono letteralmente innamorata. Questo è un colore molto particolare. Qua cosa c'è scritto? È un silver, vabbè, sì, è un silver. Mi piace tantissimo perché ha tutti questi ciondoli in acciaio imbrunito e mi piace molto. Poi è grigia ed è fantastico come colore, non è il solito colore che si vede in giro. Qui dietro ha una cerniera, ha i manici e poi ha pure la tracolla perché senza tracolla non vado da nessuna parte. Sì, la tracolla è questa qua. Sempre grigia, cioè in silver. La parte di dentro è così rossa. E poi, se io chiudo la cerniera, ha altri scompartimenti dove ha i taccetti, che questo è il primo e poi questo è il secondo. Vedete? È molto grande come borsa. Mi piace tantissimo. Questa la utilizzerò quando andrò fuori, quindi se esco anche con i miei figli, perché ogni volta io mi devo portare il mondo, nel senso che io mi porto soltanto tipo che so il portafoglio, il cellulare, i fazzoletti, le salviettine, se ho una cipria, la mia pochettina di solito che porto. Poi chi mi dà il portafoglio, chi mi dà il cellulare, chi mi dà altri fazzoletti, mi danno il mondo. Quindi la mia borsa diventa la borsa di Mary Poppins, cioè la valigia di tutti. Mi conservi questo, mi conservi quest'altro e quindi la mia borsa deve essere gigante.
Se esco da sola, magari quella borsa piccolina la posso utilizzare, ma se esco con gli altri, sinceramente devo utilizzare le borse più grandi. Questa mi piace tantissimo, è fatto anche che è trapuntato, poi il colore è fantastico, in silver, è un bacio. Poi, l'ultima borsa che vi faccio vedere, questa l'ho presa dalla mia amica, Katie Moda, che lei ha anche... Ho anche fatto il video per quanto riguarda acquisti fatti da lei e ho utilizzato già questa borsa che vi faccio vedere, l'ho utilizzata per la comunione ed è questa borsa qua, che la potete utilizzare sia lunga, vedete ha il manico lungo, sia la potete accorciare e diventa più piccola. Ed è questo modellino sempre trapuntato. Io sono fissa con i modellini trapuntati. Mi piace tantissimo il fatto che ha il bottoncino qua per aprirla. Poi ha la cerniera e la parte di dentro è simile a tutte le altre borse, semplicissima. Io gli ho rimesso le carte per non fargli togliere la forma, vedete? È sempre bordeaux all'interno. Io questa già l'ho utilizzata per la comunione di mio nipote. Mi sono trovata benissimo perché ho messo questa e le scarpe quelle con l'open toe, lo stivaletto con l'open toe e il vestito a fiori. Comunque, in caso vi metterò anche la foto perché ho fatto la foto e quindi si vede. Mi piace tantissimo come borsa, non mi faceva male perché ha questo manico così tipo di pelle. Perché se era tutta con la catena mi faceva male sicuro, però con questo di pelle mi piace tantissimo. Poi a me il dorato non piace, quindi col fatto che era argento era stupenda. Comunque una bellissima borsa, ve la consiglio e non l'ho pagata nemmeno cara, come le altre che vi ho detto non le ho pagate nemmeno care. Niente, questo è tutto l'ambaradam per quanto riguarda acquisti di borse, scarpe, eccetera, eccetera. Ditemi cosa ne pensate giù nei commenti. Fatemi sapere se vi piacciono o non vi piacciono, se vi piace il mio stile, non vi piace le borse, cosa abbinereste alle scarpe, eccetera, eccetera. Io che dirvi di più, ragazze? Se vi piace, cioè, no, se vi piace. Prima di tutto vi mando un grossissimo bacio e vi ringrazio tantissimo di aver visto il mio video. E poi, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!